eoliche, dei parchi eolici. Io vorrei... Ecco, lei da giovane è immigrato, è andato in Germania, adesso vive a Rovereto. Ah, complimenti perché è primo in classifica. L'illegalità diffusa, secondo me questo è uno dei problemi più gravi della Calabria. E di positivo ci di sono positivo le famiglie. Lo vediamo dietro di noi da queste immagini. Questi paesaggi straordinari, meraviglioso. Queste bellezze che andrebbero preservate. Ecco, il tema centrale del libro è proprio la necessità di difendere il proprio territorio. Il libro... ...delle classifiche, perché è scritto... Già negli anni 60 c'è stata una grande discussione all'interno dell''Ndrangheta se spostare la riunione di Polsi di esternazione del potere. Allora, noi ecco, abbiamo... questo vede... Ecco. Ferma, se... Vivo in una regione, il Trentino, che ha fatto invece delle cooperative... terra meravigliosa, mi pare di averlo visto però, girare in costume anche, da bagno delle... però ha anche detto che per quanto bellissima sia molto ci sarebbe da rifare. Mare, sì. Però ecco, no, però parla dei cosa, politici, parla dei politici, vabbè, parliamo più in Calabria. Io invece allargo il discorso in generale, che cosa rottamereste? Allora guardi, devo fare una premessa di mezzo secondo, di mezzo minuto. Il grosso problema della Calabria è stato quando tanto 80, metà anni 70, 80. Ma... Su Rai 1, che cosa è successo nell'infanzia? Passività, raccontiamo di due storie, una storia vera, fatta come se fosse un film. Tra l'altro gli attori sono però bravissimi. Però molto aderente a quello che è accaduto realmente, quindi molto vicino al documentario. Bellissimo, tra l'altro, la somiglianza tra la ragazzina e Maria Lilovic. Domenica 16 e lunedì 17, protagonista della prima... Qualcuna volta faccio film qui, ho fatto una per la televisione che si... Questo momento che andrà poi in onda il 16 e il 17, quindi domenica e lunedì. Pioli, venite qui! Ho lavorato con registi come il mio truccatore, che si chiama anche Franco, che ha lavorato con De Sica, con... Quello che più ti ha...